Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Elena e nel video di oggi proviamo assieme il nuovo mascara Big by Definition di Sephora Collection. Fatemi sapere sotto nei commenti se voi l'avete già provato. Io l'ho acquistato perché ho visto svariati video e ha davvero spopolato nei social, quindi ho deciso di comprarlo e vedere l'effetto sulle mie ciglia. Se siete curiosi, guardate il video fino alla fine e seguitemi anche su Instagram dove pubblico ogni giorno nuovi contenuti. Il pack è fatto in questo modo, molto molto semplice. Allora, mega zoom. Questo mascara promette un volume estremo, quindi andiamo subito a provarlo. Lo provo su quest'occhio così vediamo la differenza. Lo scovolino invece è fatto in questo modo, quindi è abbastanza grande e solitamente io preferisco proprio questa tipologia di scovolino, quindi vediamo. Faccio dei movimenti a zig zag e poi spingo verso l'alto. Questa è una passata e devo dire che me le ha allungate parecchio più che volumizzate, però andiamo a fare una seconda passata. Mi piace perché non esce troppo prodotto, quindi è molto facile da lavorare. Questa invece è la seconda passata. Devo dire che il volume c'è, ma la lunghezza secondo me ancora di più. Personalmente mi piace molto e ha un bellissimo effetto anche da solo, quindi senza ombretti, eyeliner, eccetera. L'ho applicato su entrambi gli occhi e questo è il risultato. Se volete un effetto più leggero, più naturale, secondo me fate una sola passata, altrimenti se vi piace un effetto un po' più strong, ne potete fare due. Il colore è extra black e la formula è molto elastica, infatti è molto facile da lavorare, come ho già detto prima. Lo scovolino permette di dividere bene le ciglia, quindi di non creare grumi, e la sua formula è arricchita con cere di origine vegetale. Quindi, cosa ne penso di questo mascara? Personalmente a me piace molto, trovo che l'effetto sia molto allungante e anche volumizzante e mi piace il fatto che la formula sia molto cremosa. Spero che questo video vi sia stato utile, se è così lasciatemi un like e noi ci vediamo alla prossima.